Buon pomeriggio a tutti, se aspettiamo che si accomodino anche, abbiamo il ministro Guerini anche, se vi accomodate un attimo così iniziamo. Allora, buon pomeriggio a tutti, sapete siamo qui per il vertice informale della NATO, è anche un'occasione per celebrare i 70 anni dell'Alleanza Atlantica, una piattaforma che a mio avviso, ma anche ad avviso di tutti coloro, dei colleghi che sono intervenuti, rimane una piattaforma pressoché unica di dialogo, anche perché in un contesto che rischia di frammentarsi, non dobbiamo dimenticare che intorno a questo tavolo siedono i principali paesi europei, gli Stati Uniti, la Turchia e non trascuriamo anche il Regno Unito, soprattutto nella prospettiva della post-Brexit, della Brexit. Quindi lo è stata per 70 anni, continuerà a essere un punto di riferimento per quanto mi riguarda non solo per la sua dimensione militare, ma anche per la sua dimensione politica. Però non vi voglio trattenere oltre, passiamo subito alle domande. C'è subito una domanda, prego. Federico Gattino Smedes, il presidente dell'Unione Centeno ha appena dichiarato che l'accordo sul MES è stato di fatto chiuso a giugno, è previsto un rinvio di natura tecnica di un paio di mesi, ma che non vede motivo per un rinvio più lungo. Le chiedo quindi, presidente, vede il rischio di dover mettere un veto o al contrario che stia stato. Non vedo né il primo né il secondo rischio. Quando sarà firmato eccetera lo decidono ovviamente i responsabili politici dei singoli paesi. Ci sono procedure, tempi e modi che definiremo insieme. Ho sentito, mi sono aggiornato col ministro Gualtieri che come sapete era a Bruxelles per l'Eurogruppo, poi ci sarà lo Euro Summit prossimamente, ci sarà un passaggio parlamentare dove ci confronteremo innanzitutto con i risultati di questo incontro che porterà il ministro Gualtieri, procederemo con l'interlocuzione trasparente, lineare con il Parlamento, con tutte le forze politiche, in particolare quelle che sostengono la maggioranza, ma anche con tutto il Paese e anche quindi quelle d'opposizione, con tutti i cittadini, dopodiché decideremo tempi e modi per procedere in quello che sicuramente per quanto riguarda il MES siamo sicuramente in passaggi finali perché si è lavorato ed è sicuramente un progetto più maturo, ma non dimentichiamo anche che c'è una logica di pacchetto e c'è stato un passaggio nel giugno 2018 come è stato chiarito presso il Parlamento che ha esposto, ha dato una precisa nota di indirizzo su questa logica di pacchetto, quindi per quanto riguarda l'Italia rimaniamo vincolati a questa prospettiva. Buongiorno Presidente, Diana Facciali, Sky TG24. Poco fa il Presidente Trump ha detto di aver parlato con l'Italia, con lei, e cito le sue parole, sembra che l'Italia non andrà avanti con il progetto di infrastrutture 5G affidate a fornitori cinesi. E poco fa Stoltenberg in conferenza stampa ha detto che gli alleati si sono impegnati a usare solo fornitori affidabili. Allora le vorrei chiedere se secondo lei Huawei, in generale i fornitori cinesi, sono affidabili e se è vero che l'Italia si è impegnata in questo senso nelle conversazioni col Presidente Trump. E se posso, visto che vedrà il Presidente tra poco, quale garanzie spera di ottenere sulla questione dei dazi dopo le minacce che sono arrivate da Washington? Quante domande. Allora, per quanto riguarda il Presidente Trump, ieri, come sapete, abbiamo avuto occasione di soffermarci anche durante il ricevimento, abbiamo anche fatto un tratto di strada insieme dall'uno all'altro ricevimento, ho avuto un passaggio da lui, ma non abbiamo trattato questo tema. Quindi questo tema è rimesso a quelle che sono le prescrizioni normative del nostro ordinamento giuridico e voi sapete che per quanto riguarda il fronte tecnologico del 5G, l'Italia si è dotata di quella che definirei una struttura normativa particolarmente sofisticata, avanzata,
Non mi risulta che in Europa ci sia al momento, allo stato, un provvedimento normativo più articolato ed efficace del nostro, ed è quello che governa le nostre azioni, cioè di fronte a qualsiasi richiesta, ma di qualsiasi operatore del settore delle comunicazioni, in particolare che proponga una tecnologia 5G, noi abbiamo questo provvedimento normativo, adesso ormai perfezionato, un decreto legge che è stato convertito, abbiamo un perimetro di sicurezza cibernetica nazionale, abbiamo dei vincoli, delle prescrizioni, abbiamo delle strutture operative che faranno verifiche, indagheranno, vaglieranno le singole richieste, e per quello ci atteniamo, e su quello ci atteniamo, perché comunque non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando sempre di norme di legge che vanno applicate, e quindi su quelle noi dobbiamo misurarci. Sì, sui dazi. Per quanto riguarda i dazi, è chiaro, non ci aspettiamo nessun dazio nei nostri confronti che possa danneggiare le nostre imprese. Quindi da questo punto di vista, ripeto, anche adesso poi ci confronteremo con il presidente Trump, anche se le rispettive agende adesso stanno entrando in zona Cesarini, perché abbiamo degli slot per quanto riguarda le partenze degli aerei, e speriamo, adesso siamo tutti e due un po' in ritardo, speriamo di, come avevamo programmato, di incontrarci anche per uno scambio al di là di quello di ieri, ancora più puntuale e bilaterale. Bonini, prego. Rai News. Salve Presidente, Bonini, News 24. Uno sguardo alla maggioranza, perché quest'oggi il nodo prescrizione vede i 5 Stelle blindare la riforma, il PD parlare di provocazioni, chiedere lo stop a queste provocazioni, Italia Viva minacciare lo stop al provvedimento votando con Forza Italia. È una maggioranza che va un po' per conto suo. No, guardate, fino a quando, ma su questo tema della prescrizione, al di là delle dichiarazioni che legittimamente gli esponenti delle varie forze di maggioranza rendono pubblicamente, comunque noi stiamo lavorando, quindi stiamo in queste ore trovando, in questi giorni, è da un po' che ci stanno lavorando, perché è chiaro che ci sono delle, come dire, posizioni politiche dove ciascuno tiene a rimarcare quella che è la posizione politica, ma poi c'è un tavolo tecnico dove si va avanti e dove stiamo trovando la soluzione. La soluzione, io l'ho anticipata, non può che essere il fatto di avere comunque una, dopo il primo grado, il chiaro principio che il processo a quel punto lì deve svolgersi e deve concludersi senza evitando la denegata giustizia, ma deve concludersi con una sentenza quindi di assoluzione o di condanna. Acclarato questo principio, c'è l'altro, la necessità di contemperare l'altra esigenza, la ragionevole durata del processo, che è un principio costituzionale al quale nessuno può sfuggire. Quindi si tratta semplicemente di contemperare queste due esigenze: l'uno, che il processo si concluda con una condanna o un'assoluzione e non con la estinzione, e l'altra che il processo duri in tempi ragionevoli. Siccome anch'io sono giurista e le forze di maggioranza esprimono tante competenze anche in campo giuridico, stiamo con le varie forze di maggioranza lavorando, col ministro Bonafede ovviamente, del ministro direttamente coinvolto, stiamo lavorando per delle soluzioni tecniche, un sistema di garanzie, di misure che assicurino la durata ragionevole del processo. Ci arriveremo, sia tranquillo. È tranquillo. Volevo capire alla domanda della collega su Trump, che ha detto che quindi noi, da quello che sembra, Trump rinunceremo a Huawei. Se quindi, e le ho detto, non è che su, voglio dire, funziona così il mercato, che ci sono degli operatori che fanno richiesta, noi abbiamo la Golden Power, abbiamo una legge da applicare e vagliamo le richieste sulla base... La domanda era su Trump, che aveva capito così, cioè quindi ha capito male Trump. Come ieri non ha parlato di questo. Io posso dire che Trump non abbiamo parlato di questo ieri. Abbiamo parlato di tanti argomenti, ma di questo no. Quindi
Non ho letto le dichiarazioni dirette, non ho seguito le dichiarazioni di Trump, ma le posso assicurare che non abbiamo parlato di questo. E, invece sulla Libia c'è stato un vertice con Francia e Germania a cui non ha partecipato l'Italia, volevo capire il motivo. E se... è male informato, non era un vertice sulla Libia. Ah. Era un vertice per cui nasceva da un altro formato riguardo in particolare alla Siria. Per quanto riguarda la Libia, ho parlato stamattina con Boris Johnson, abbiamo parlato con gli altri, nessuno parlerebbe di Libia e si addentrerebbe in un dossier così delicato senza coinvolgere l'Italia. Ma ha intenzione, se vedrà Trump, di parlare di Libia e di cercare un coinvolgimento sicuramente, maggiore degli americani? Sicuramente, gli americani, gli Stati Uniti hanno un ruolo fondamentale nel Mediterraneo allargato e anche per la Libia. Possono, debbono secondo me recitare un ruolo fondamentale. E noi stessi li abbiamo sempre coinvolti parlando di questo dossier come di altri dossier, prescindere da loro per cercare di indirizzare alla soluzione politica il conflitto libico sarebbe impensabile. Il nostro obiettivo è che si concluda al più presto un cessate il fuoco, la opzione militare, come sapete, si indirizzi il tutto verso una soluzione politica, facendo sedere tutti gli attori in questo momento del conflitto intorno a un tavolo. E anche per questo abbiamo appoggiato l'iniziativa tedesca della conferenza di Berlino e l'appoggeremo, perché comunque sono iniziative che ben vengano per indirizzare a una soluzione politica quel conflitto. C'è Pelosi? No, quando va bene. Quindi... si ritiene soddisfatto? Filippetti, mi piace. Soddisfatto anche Filippetti? No. Assolutamente sì. Buon pomeriggio, Presidente, finalmente le sole 24 ore. Ogni volta che qui a Londra un aereo all'Italia atterra, continua ancora a pagare soldi agli emiri di Etihad. È uno dei tanti paradossi della vicenda all'Italia. Volevo capire se andrete avanti in tempi brevi con questa idea del prestito ponte da 400 milioni, se ci sono nuove soluzioni sul tavolo, al di là del tra virgolette ricatto di Lufthansa, e come intendete risolvere questa situazione che in qualche modo va risolta. L'ultimo Consiglio dei Ministri, lunedì scorso, abbiamo approvato un decreto legge, come avete saputo, che consente appunto di consolidare quel prestito ponte, differisce un po' i termini per quanto riguarda la gestione commissariale, ma nello stesso tempo, poi lo vedrete quando pubblicato, se non è stato già pubblicato, vedete anche che attribuisce ulteriori compiti e responsabilità ovviamente ai commissari straordinari che sono in amministrazione, perché all'Italia lo ricordiamo in amministrazione straordinaria. Hanno anche poteri più definiti per quanto riguarda il risanamento e la ristrutturazione, in vista ovviamente della cessione dell'azienda. Quindi questo consente di assicurare una continuità aziendale, ma anche di intervenire per la ristrutturazione. Quindi confidiamo che possano approfittare di queste ulteriori previsioni normative per intervenire già in un'attività di ristrutturazione non definitiva ma preliminare a una più efficace cessione e dismissione degli asset, ovviamente a beneficio poi del mercato. Quindi il nostro auspicio è che questo possa essere anche una soluzione che prelude sì a un esito di mercato, ma con un'azienda che possa camminare con le proprie gambe. Ma le ferrovie sono ancora vive, rimangono della partita o sono fuori? Le ferrovie hanno espresso ovviamente la loro disponibilità e confidiamo che in prospettiva possano confermare la loro disponibilità. Grazie. Prego. C'è Russo. Prego. Salve Presidente, Maurizio Russo, giornale radio. Volevo capire, tornando un attimo sul MES, se lei a margine dei lavori di questi giorni qui a Londra ne ha parlato con gli alleati europei, se ha avuto, se ha capito se ci sono margini, nonostante quello che dice il Presidente Centeno, per arrivare a un rinvio, se questa sarà poi magari la soluzione, che cosa ne pensano anche i leader europei?
Guardi, ovviamente queste sono occasioni per confrontarsi con i colleghi su vari temi. Non voglio entrare nel dettaglio, ho parlato un po' con tutti, ovviamente, di più temi. Non entro nel dettaglio, ma posso assicurare che quando si tratta di difendere gli interessi nazionali, di perseguire gli interessi nazionali, non mi distraggo mai. Lascio a lei poi il pregio della sintesi e delle deduzioni ulteriori. Siamo alle ultime, Poggi. Non ho una domanda sull'Italia, ma non è stata... Kinzari. Semplicemente, Roberto Kinzari, TG1. E semplicemente, visto che lei ha detto che ieri non si è parlato di 5G con Trump, per quello che si può dire, di che cosa ha parlato ieri con Trump? Tra l'altro lei ha preso un passaggio con Trump e con Macron, insomma. Diciamo i due, non la dico in linguaggio diplomatico, non si sono presi bene prima di arrivare a questo vertice, ecco. Per quello che si può dire, che cosa vi siete detti? No, no, però il clima era molto rilassato, molto cordiale, lo posso testimoniare. E no, abbiamo un po' parlato di varie questioni, voglio dire, c'è anche un po' parlato della competizione elettorale, ma insomma molto genericamente, un po' ci si scambia delle valutazioni quando ci si incontra, e in particolare è così anche la campagna elettorale americana, mi ha chiesto come stava andando in Italia, ovviamente si interessa sempre della situazione italiana e si esprime sempre molto positivamente per l'azione di governo, se lo posso dire, e tutto qui. Zanca, ci sono poi altre domande perché non ho più altre prenotate, sono a posto. L'ultima domanda, Zanca. Paola Zanca, Patrutina. Fa bene, a proposito di web tax, fa bene il ministro Boccia a dire che la minaccia di Trump sui dazi è scomposta e ingiusta e che l'Italia e l'Europa non devono cedere alle pressioni americane? E andare avanti, diciamo, nel tassare i giganti del web. Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato, lo sono storicamente perché siamo collocati, è il caso anche di dire, nell'alleanza euroatlantica, e lo rimarranno perché chiaramente sia in una prospettiva di elaborazione e di adeguamento anche che la NATO ha dei processi decisionali, delle strategie operative. Gli Stati Uniti sono fondamentali e saremo sempre legati da loro da un vincolo privilegiato. Ovviamente quando si tratta poi di adottare singoli provvedimenti per quanto riguarda una legge di bilancio, per quanto riguarda politica economica, noi siamo uno Stato sovrano, quindi possiamo anche confrontarci, possiamo raccoglierci, scambiarci valutazioni, opinioni. Noi chiediamo cortesie, loro ci chiedono cortesie, ma poi a decidere ovviamente è ciascuno Stato nell'ambito della propria sovranità. Quindi è giusto minacciarci? Eh? Quindi è ingiusto minacciare i dazi su questa questione? Sicuramente non ci fa piacere che ci sia una prospettiva di dazi, ma sono convinto che non arriveremo a quello. Grazie a tutti. Grazie davvero.